Ercolano minaccia al sindaco Buonaiuto. Il primo cittadino si è rivolto ai carabinieri denunciando di aver ricevuto intimidazioni e offese con lettere anonime, telefonate e messaggi sui social. A 8 Channel dice: non mi fanno paura, vado avanti con il mio impegno per la città. Arresti per la tragedia alla gara clandestina. I carabinieri hanno fatto luce sull'incidente con la moto a Casalvatore che costò la vita a un 26enne di Casoria. Stava partecipando a una corsa clandestina. Due persone in manette grazie a un video pubblicato in rete. De Luca a Benevento, 20 milioni per il San Pio. Fondi in arrivo per l'ospedale, 300 nuove assunzioni e ancora tanti obiettivi da raggiungere. Il presidente della regione elenca le ricadute sul territorio dell'uscita della sanità campana dal commissariamento. I sindaci di Napoli e Milano hanno siglato un'intesa, ma ora più poteri ai comuni per la gestione dei fondi europei. Intanto il ministro Boccia a Napoli assicura: con la riforma il Sud non ha nulla da temere. Avellino, l'addio del questore Botte. Stamane il saluto del capo dei poliziotti irpini trasferito a Roma dopo 2 anni e mezzo. Lascia una terra ricca di cultura ma con tanti problemi. Non si abbassa la guardia contro i clan. Una curiosità, tornerà in città per debuttare al teatro come attore. Sardine in piazza, mezzo flop a Salerno. Solo in 700 hanno partecipato in piazza Mendola al flash mob per dire basta ai messaggi di odio che arrivano dalla politica. Stamane a Napoli, iniziativa delle migranti con le sardine nere. Basta parole, vogliamo i documenti. Buongiorno, questi i titoli del nostro TG, minacce e lettere anonime al sindaco di Ercolano. Ciro Buonaiuto denuncia tutto e dice a 696 TV: non mi fermano, la nostra città deve cambiare, chi manda lettere anonime è solo un vigliacco. Vediamo il servizio di Simonetta Iepparello. Lettere anonime, minacce, offese all'indirizzo del sindaco di Ercolano Ciro Buonaiuto, che denuncia tutto ai carabinieri e spiega di non lasciarsi intimorire. Una serie di episodi, di insulti al suo indirizzo, stanno rendendo la vita non semplice al primo cittadino che si è visto offeso e minacciato anche sui social network. Ma Buonaiuto non si lascia intimidire e annuncia pugno duro. Ho ricevuto 2 lettere anonime, quindi nel giro di 2 giorni. La prima mi riempiva di improperi, la seconda aveva qualche minaccia. Credo che sia l'opera di alcuni deficienti che cercano di condizionare la nostra azione amministrativa. Devo dire la verità, vado avanti con molta serenità perché sicuramente sono dei cretini. Il problema è che a far male al nostro mezzogiorno, a far male alla politica del nostro mezzogiorno, spesso sono proprio questi cretini. Dobbiamo avere il coraggio di definirli tali e andare avanti senza sosta. Buonaiuto spiega come si tratti di atti di vigliacchi che offendono e minacciano, mantenendosi però nell'anonimato. Noi dobbiamo fare un'azione amministrativa importante e caratterizzata dalla trasparenza e dalla legalità, perché nel mio comune la camorra è stata sconfitta grazie al coraggio dei commercianti, grazie al coraggio e alla capacità delle forze dell'ordine e della magistratura. Loro sono degli eroi e noi dobbiamo avere la capacità e la possibilità e il coraggio di svolgere un'azione politica amministrativa conseguenziale. Giuseppe Ferraro, 26 anni, di Casoria, morì in un incidente stradale a bordo della sua moto di grossa cilindrata mentre gareggiava in pieno centro a Casalvatore con un altro Centauro. Un video ripreso dagli improvvisati spettatori divenne anche virale su internet, aiutando poi molto gli investigatori nel corso delle successive indagini. 5 mesi dopo il fatto, i carabinieri hanno arrestato, su ordine del GIP del Tribunale di Napoli Nord, il motociclista che corse con la vittima, un 48enne e un ragazzo di 18 anni, cognato della vittima, che avrebbe pianificato la gara. La tragedia risale allo scorso 12 luglio. Ferraro si era schiantato con la sua moto di alta cilindrata nei pressi dell'asse viario all'altezza di Casalvatore, non lontano dal quartiere di San Pietro a Patierno, su via Guglielmo Marconi. Soccorso da alcuni passanti dal 118, era stato trasportato in ospedale, dove era morto alcune ore dopo per le ferite riportate. Soldi in cambio di posti di lavoro. In manette sindaco e segretario comunale del comune di Sant'Anastasia. Emergono nuovi particolari dell'inchiesta che ha colpito il comune vesuviano. Centinaia le intercettazioni nel faldone della procura. Vediamo il servizio.
Li chiamavano caramelle, i soldi elargiti in cambio di posti pubblici. I finanzieri di Nola, su disposizione della procura, hanno avviato intercettazioni telefoniche ambientali. Una vicenda che aveva fatto già scalpore in campagna elettorale a Santa Anastasia, tant'è che il parlamentare Antonio Iannone fece un'interrogazione. Oltre a Santa Anastasia si tirava in ballo anche Pimonte. I due enti avevano in comune il segretario generale Egizio Lombardi, finito agli arresti oggi, insieme al sindaco e un consigliere ed altre tre persone. Le indagini sono cominciate a febbraio. Abbiamo registrato come a seconda dell'impiego variavano i prezzi, e un altro elemento che abbiamo registrato è come il sodalizio fosse attento anche a selezionare i potenziali candidati da avvicinare per proporgli la compravendita del posto. Nelle lunghe intercettazioni telefoniche ci sarebbero conversazioni tra il sindaco e un'altra candidata al concorso, cui promette il suo interesse. Poi, intercettato al telefono, si lamenta del segretario comunale con il consigliere e dice: questo deve fare quello che dico io. Ancora un episodio di violenza negli ospedali napoletani, questa volta è successo al San Giovanni Bosco. Vittima dell'aggressione una dottoressa che questa notte intorno alle 3:30 circa è stata malmenata da un familiare di un paziente. Protagonista dell'episodio la figlia di un anziano assistito per un malore che, con la pretesa di non aspettare il turno in base al codice di priorità assegnato, ha cominciato a inveire contro i sanitari. La donna che aveva accompagnato il padre ha cominciato a gridare, insultare anche le guardie giurate, fino ad aggredire fisicamente la dottoressa che aveva preso in carico l'anziano e stava cominciando a effettuare la visita medica. Sul posto è intervenuta la polizia. La dottoressa ha riportato contusioni ed ecchimosi alla mano sinistra. 20 milioni di euro per l'ospedale San Pio, 300 nuove assunzioni e ancora tanti obiettivi da raggiungere. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in visita a Benevento all'ospedale, elenca tutte le ricadute sul territorio dall'uscita della Campania dal commissariamento. Vediamo il servizio di Maria Teresa De Lucia. La fine del commissariamento in Regione Campania è un miracolo che permetterà di far crescere la sanità in tutti i territori. Il governatore Vincenzo De Luca oggi in visita all'ospedale San Pio di Benevento per inaugurare le novità della gestione ferrante, dalla nuova risonanza magnetica all'Umaca, dal polo didattico all'InfoPoint. Significa immediatamente 20 milioni di euro che destiniamo a Benevento. Significa poter assumere a Benevento 300 persone fra medici, infermieri e amministrativi. Il quadro che ci arriva da Roma procura angoscia, ha proseguito De Luca, è indispensabile che sui territori ci si concentri sul lavoro. Una delle cose che davvero fanno venire l'orticaria è vedere Salvini scorrazzare per la Campania raccontando il più delle volte cose campate in aria. Dobbiamo imparare a difenderci, perché se va avanti la linea dell'autonomia differenziata come era partita, il Sud si farà male. Noi stiamo adesso lavorando con il nuovo ministro Boccia su una linea molto equilibrata in relazione all'autonomia delle regioni, quindi ci stiamo difendendo, ma dobbiamo sapere che non avremo regali e dobbiamo sapere che se vogliamo difenderci dobbiamo presentarci con l'immagine di una regione efficiente che rifiuta la logica della clientela o della politica politicante. De Luca Benevento ha visitato anche l'area industriale Asia, alcune aziende alluvionate, rilanciando il piano per le zone economiche speciali. Un inedito asse Milano-Napoli con l'intesa dei sindaci Sala e De Magistris per chiedere più poteri e maggiore autonomia alle città metropolitane. La proposta sarà allargata anche alla città di Roma. Sentiamo. Mettere insieme le esperienze diverse delle grandi città metropolitane con l'obiettivo condiviso di poter contare su una maggiore autonomia decisionale è il progetto al quale stanno lavorando i sindaci di Milano, Roma e Napoli, che ne hanno discusso nel capoluogo lombardo in occasione dell'inaugurazione del presepe donato da De Magistris. La priorità, è il messaggio delle fasce tricolori, è trovare una nuova formula per le città metropolitane nella cornice delle autonomie. Più poteri, ma anche meno vincoli normativi e finanziari, come ha detto Luigi De Magistris all'unisono con Beppe Sala.
e le diplomazie sono già al lavoro in questo inedito asse nord-sud per gettare le basi di una proposta concreta ed unitaria da sottoporre all'attenzione del governo e del Parlamento. Intanto il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia ha fatto tappa all'università Sor Orsola Benincasa di Napoli per ribadire che il nuovo progetto di autonomia differenziata delle regioni di cui si sta discutendo non penalizzerà il sud. L'autonomia sì, intesa come principio di sussidiarietà e come lotta senza quartiere alle diseguaglianze, non solo tra nord e sud, anche tra aree diverse del nord e aree diverse del sud. Le aree di montagna e le aree interne necessitano, mai come in questo momento storico, di un intervento dello Stato. Se vogliamo provare a cambiare le cose, dobbiamo impegnarci tutti e dobbiamo lavorarci insieme. Se poi pensiamo che le cose così come sono andate in questi anni vadano bene, ci penseranno coloro che ritengono che va tutto bene così. Io non sono tra questi, non ho mai perso tempo in vita mia e non ho nessuna intenzione di perderlo ora. 20 grammi di cocaina sono costati l'arresto a un 41enne di Montesarchio fermato dai carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era al volante di una macchina che i militari hanno bloccato nella serata di ieri lungo la circonvallazione per Paolisi, rinvenendo la droga all'interno della vettura. Condotto in caserma, è stato dichiarato in arresto per una ipotesi di detenzione ai fini dello spaccio e su ordine della procura è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Il questore di Avellino Luigi Botte saluta la città, dice: lascio una terra ricca di cultura ma non è un'isola felice. Lunedì invece arriva il nuovo capo della questura di Via Patacci. Sentiamo. L'emozione c'è per questo commiato, ma tornerò ad Avellino in altre vesti. Il questore di Avellino, Luigi Botte, ha salutato la città dopo 2 anni e mezzo all'ufficio della questura di Via Patacci. Alla presenza di tantissime autorità, amici e colleghi, ha rivolto un ultimo saluto a tutti con la promessa di ritornare presto in Irpinia. Ci tengo a sottolineare l'operosità e il fermento culturale di questa provincia e spero che possa essere il primo passo per risolvere tanti e tanti problemi che purtroppo la provincia di Avellino ha. Fermento culturale, ma anche una città che vede la presenza di tanti colletti bianchi. Ci dobbiamo convincere che la provincia di Avellino non è esente da quei fenomeni che interessano tutta l'Italia. C'è delinquenza, c'è criminalità organizzata, c'è criminalità diffusa. Ci sono fenomeni corruttivi, per cui non dobbiamo pensare, ve l'ho già detto altre volte, che si tratta di un'isola felice. Ci sono fenomeni delinquenziali che vanno combattuti, vanno repressi, però a mio avviso quello che bisogna fare è puntare sulla prevenzione. E parlo di prevenzione, non parlo soltanto delle pattuglie che si mettono in mezzo alla strada, ma parlo di una prevenzione molto più ampia, di una prevenzione che deve soprattutto intervenire attraverso la cultura, attraverso un risveglio, perché ricordatevi che la cultura è l'antidoto al malaffare. Circa 700 ieri in piazza Mendola a Salerno per dire basta ai messaggi di odio che arrivano dalla politica. Salerno non si lega, lo slogan dei manifestanti che hanno intonato, bella ciao, le voci dei manifestanti al microfono di 8 Channel, e sentiamoli. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mi seppellirai là sui montagna, sotto l'ombra. Non si è riempita del tutto, ma erano circa 700 le sardine che ieri sera sono scese in piazza Mendola a Salerno sulle note di Bella Ciao, una folla eterogenea per estrazione ideale, politica ed anche anagrafica, accomunata però dalla voglia di mandare un messaggio chiaro alla politica. Basta messaggi di odio, riscoprire la partecipazione civica come occasione per rendere nuovamente i cittadini protagonisti della vita sociale. Non ne possiamo più delle campagne di odio, di tutto l'odio che circola, è tanto. A tutti i livelli. Credo sia una cosa molto importante, no? Vedere una piazza di giovani, di persone di mezza età, di persone più anziane. Credo che davvero questo movimento sia riuscito ad unire il paese al di là di ogni differenza. È un bel movimento, no? Dopo tanto tempo si ritorna in piazza, è una cosa positiva. Tanta gente diversa, estrazioni diverse, quindi è sempre positivo. Questa piazza, come altre piazze d'Italia, sono la risposta più grande a chi vuole una società chiusa, una società che vive nel terrore, nella paura, per giustificare la presenza dei politici. In realtà non abbiamo bisogno, ne abbiamo bisogno di risposte concrete e di brave persone.
una manifestazione, secondo me questa, di libertà, e i bambini dobbiamo insegnargli la libertà e non essere delle pecore appresso a un capitano, devono essere liberi e indipendenti. Basta parole, vogliamo i documenti, e lo slogan che ha aperto il corteo delle sardine nere a Napoli. Circa 200 migranti, la maggior parte proveniente dall'Africa occidentale, hanno protestato in piazza stamattina per chiedere all'ufficio immigrazione della Questura di Napoli di avviare la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale e lo sblocco delle loro pratiche per ottenere il permesso di soggiorno. La manifestazione, organizzata dal Movimento Migranti e Rifugiati a Napoli, è partita da Piazza Garibaldi per concludersi davanti l'ufficio immigrazione. Cartelli che richiamano la piazza Dante dello scorso sabato e bandiere di potere al popolo sono state sventolate in Corso Umberto con l'obiettivo di dare voce a tutte quelle sardine che non sono potute scendere nelle piazze italiane di queste ultime settimane perché considerate diverse dalle altre. Terremoto ACS ad Avellino, il sindaco Gianluca Festa boccia il bilancio, il manager greco si dimette. Troppi costi per la comunità, alcune fatture vanno chiarite, spiega il sindaco. Sentiamo. Il sindaco Festa boccia il bilancio dell'ACS e l'amministratore greco si dimette. La partecipata del comune è costretta a ripartire ancora una volta attraverso riorganizzazione e nuovo manager. Lunedì ci sarà la riapertura del verbale per evitare una nuova convocazione e alle 17 saranno nominati il nuovo revisore e il nuovo amministratore. C'era anche bisogno di porre la parola fine rispetto a questa querela che va avanti da mesi, c'era bisogno di un momento di chiarezza e sulla scorta della mia decisione Greco ha rassegnato le sue irrevocabili immediate dimissioni. Evidentemente nei prossimi giorni, lunedì in particolar modo, nominerò un reggente e nel frattempo poi provvederò anche a pubblicare il bando per nominare il nuovo amministratore unico. Dal canto suo Greco rimarca la gestione cristallina portata avanti e presenterà tutti gli atti alla stampa alla metà della prossima settimana. Il sindaco intanto spiega come i costi della partecipata siano troppo alti per la comunità e punta dritto a nuovi servizi per l'azienda, così da garantire efficienza e posti di lavoro, dalla guardiania dei parcheggi aria chiusa al verde pubblico. C'è la volontà di salvaguardare i livelli occupazionali, la funzione anche dell'ACS, ma è evidente che non possiamo immaginare di spendere ancora, di far spendere ancora alla nostra comunità 2 milioni di euro per mantenere in vita l'ACS, soldi che non recuperiamo neanche dagli incassi dei parcheggi. È evidente che qualcosa va cambiata. Nel giorno in cui a Salerno si inaugura il grande albero a Piazza Portanova, l'assessore al commercio Loffredo presenta la nascita del nuovo spazio aggregativo pronto a diventare un punto di riferimento per la cittadinanza. Vediamo il servizio. Un luogo aggregativo per favorire cultura, formazione e sostenibilità a Salerno. Nasce in via Generale Gonzaga l'associazione Buon Vivere, lo spazio del sentire. 30 i soci fondatori di un posto nato per aiutare il capitale dei talenti di cui la città è ricca, contribuendo al miglioramento della qualità della vita dei territori. Vogliamo essere propositivi, vogliamo invitare tutti gli imprenditori del territorio, i professionisti, a usare l'associazione per portare un miglioramento nelle nostre città. Inizieremo già dalla settimana prossima una serie di programmazioni, corsi di public speaking, che è una cosa che ci affascina molto, laboratori teatrali, corsi di cucina, presentazioni di libri. Vorremmo chiamare gli imprenditori del territorio, quelli di successo, a raccontare le loro storie ai giovani, in modo di orientarlo nel mondo del lavoro. Assessore, anche oggi il giorno dell'albero in Piazza Portanova. Quando vedo i locali pieni, quando vedo la gioia, le macchine, io penso sempre che la città viene conosciuta in tutte le parti della provincia, della regione, dell'Italia, dello Stivale, e soprattutto gira l'economia. Sì, è importante aprire luoghi di aggregazione che consentano di avere spazi per fare cultura, attività, presentazioni di libri, presentazioni di esperienze importanti da parte degli imprenditori. Io credo che la città abbia bisogno di questo, abbia bisogno di rafforzare le reti sociali, di protezione, a sostegno delle istituzioni, della nostra comunità.
E si inaugura domani il Natale a Benevento, luminarie in 3D per la manifestazione che accompagnerà le feste e che avrà come madrina d'eccezione l'attrice Martina Stella. Il sindaco Mastella ironizza sui fondi e al governatore dice: se non arrivano in tempo lo festeggiamo l'anno prossimo. Sentiamo. Sarà l'attrice Martina Stella la madrina del Natale a Benevento. Domani pomeriggio l'accensione delle luminarie 3D, cuore dell'evento a sud del Polo, promosso dalla Camera di Commercio. Un doppio taglio del nastro con la contemporanea partenza anche del cartellone del comune, Incanto di Natale. L'accensione partirà da Piazza Santa Sofia con il coro dei bambini, poi l'albero tecnologico e infine, in una sequenza scenografica, partiranno le proiezioni lungo le facciate dei palazzi del corso. In particolare la facciata della chiesa di Santa Sofia sarà rivestita di luce colorata e vi saranno proiettate immagini dinamiche. Presenti anche i mercatini, il presepe vivente all'arco del sacramento e non mancheranno alcune sorprese. E sui fondi per la realizzazione delle iniziative il sindaco Mastella questa mattina ironizza così con il presidente della regione De Luca. Siccome la regione mi pare che ha deliberato questi 90, spero che ci arrivi lunedì, se no qua il Natale nostro sarà il prossimo anno, quindi lo dico, spero che sia così. Nuova tappa per i volontari di Voglio un mondo pulito per eliminare la spazzatura e il degrado dai litorani salernitani. Intanto i giovani fanno un appello alle istituzioni perché intervengano a tutela delle spiagge cittadini. Sara Botta. Guanti di gomme e buste e tanta voglia di rendere più vivibile la città in cui vivono. Anche questa mattina i ragazzi salernitani di Voglio un mondo pulito si sono dati appuntamento sul litorale, sulla spiaggia nei pressi del porticciolo di Pastena, per liberarla dai tanti rifiuti abbandonati o portati dal mare. Siamo determinati, insomma, a non fermarci perché non è giusto buttare all'aria, diciamo, un lavoro di quasi un anno, e ovviamente stiamo cercando di interagire anche con le istituzioni, cercando di farci ascoltare, perché da soli comunque, cioè, per quanto possiamo metterci il cuore, è molto difficile, quindi stiamo cercando di coinvolgere più persone possibile sia tramite i social e sia appunto con la speranza che le istituzioni ci ascoltino. Tralasciando la classicità, quindi le bottiglie di plastica, che ne troviamo sempre a quantità industriali, io mo in due giorni, in questa settimana, via l'Ende, ne ho trovate 400 in due ore che sono stato, un giorno martedì e giovedì. Poi vabbè, si trova di tutto, dalle siringhe, puoi trovare qualsiasi tipo di rifiuto. Il vostro è un messaggio anche per i ragazzi come voi, che possono dare un cambiamento alla propria città con dei gesti semplici? Assolutamente, perché innanzitutto io sono rimasto contento dal fatto che, come poi vedremo adesso, si sta un po' stanno arrivando i ragazzi. La cosa bella è che ce ne sono tantissimi, veramente tanti, che subito hanno aderito e altri ancora che stanno aderendo, insomma. Quindi la cosa bellissima è che nel cuore dei ragazzi c'è questa voglia di cambiare. Ed è tutto con il nostro TG, grazie di averci seguito.